Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vlog. Allora, oggi è venerdì, non so che numero, 8 forse? Sì, 8 ottobre e sono appena rientrata a casa da scuola, sono infatti le 4 e un quarto. Purtroppo questa mattina non ho fatto in tempo a salutarvi prima di uscire di casa, grazie per i lavori, quindi vi saluto adesso. Prima di cambiarmi vi faccio vedere l'outfit. Allora, oggi ho messo questi pantaloni che ho riesumato dall'armadio. Non li mettevo da una vita, tipo da anni letteralmente. Sono dei pantaloni che, boh, non sono proprio jeans, però comunque simil jeans, che hanno la vita stretta e poi rimangono a palazzo sulle gambe, neri come potete vedere. Sono di Bershka e niente, non li usavo letteralmente da anni, hanno le tasche qui davanti. Sono molto comodi, devo essere sincera, e me l'ho dimenticata della loro esistenza, però finalmente li ho messi, così almeno torno ad utilizzare delle cose che sono nell'armadio ma che non uso proprio sempre. E poi sopra ho messo questo maglione, io sì, sono già nella fase maglioni, sotto ho una semplice canottiera ma faceva anche un po' freschetto anche così, soprattutto stamattina. E niente, il maglione è a collo alto, è di questo bellissimo marrone ed è di H&M. E voilà. Rientrando a casa ho ritirato questi pacchi, che vabbè, adesso apriamo, prima mi cambio così almeno sono più comoda. E voilà, molto meglio. Svuoto al volo lo zaino, ma mi sa che nello zaino troverò brutte sorprese, perché prima in bus ho preso una cosa e mi sa che mi è uscito l'aceto balsamico che faceva parte del mio pranzo ed è andato un po' ovunque. Ed eccolo qui, forse la intravedete la chiazza. Ottimo! Allora, mi sono fatta una tazza di tè, anche oggi ne sto provando uno nuovo. Ho visto che aveva la cannella, però non so molto altro. Comunque, dopo vediamo se è buono. E nel mentre sono qui perché sta caricando il video che deve uscire oggi, sempre con il nuovo wifi. Io continuo ad essere molto excited della cosa. Allora, mentre aspetto che il tè si raffreddi, perché guardate, sta fumando. No, non lo vedete? Non lo vedete, manca a morire. Comunque sta fumando e mentre aspetto che il video si carichi, direi che possiamo aprire i pacchi che mi sono arrivati, così vediamo se c'è qualcosa per me. In caso contrario ci rimango anche male. Allora, partiamo da questi di Amazon perché sto aspettando una cosa, ma non so se è qua dentro. Ah, bella questa. È una cosa di mia sorella, però ve la faccio vedere comunque perché è un sacco carina. È una candela stupenda, ma me la immaginavo molto più grande. Forse anche lei in realtà. Forse non vorrebbe che io la stessi aprendo, però vabbè. Guardate. È una candela tipo bubble, dovrebbero chiamarsi. Comunque una di quelle lì, tipo tutte estetiche, che si vedono spesso anche su Pinterest, fatta appunto da queste bolle. E niente, dopo gliela do. Sta tornando ora da Milano, che era andata in un museo. Sapete che studia design di interni, quindi è molto interessata a queste cose. Quindi appena torna le do la notizia. Apriamo anche questo. Amazon, esattamente, c'è questa scatola per questo. Perché? Che non so cosa sia, ma non penso sia mio. Oh, cosa ho perso? Un pulisciforno. Perfetto. Non è mio, decisamente. E infine abbiamo questo pacchettino qua. Ok. Yes, questo è mio. Mi è arrivata una cosina di cui vi parlerò nei prossimi giorni su Instagram, ma vi do un piccolo spoiler.
Sì, sono molto contenta. Ve ne parlerò comunque meglio su Instagram. Comunque è una borraccia un po' particolare. Me la vedete utilizzare spesso e soprattutto, come vi dicevo, ve ne parlerò un attimo meglio su Instagram nei prossimi giorni. E adesso devo sistemare. Ma ieri mia sorella abbiamo sistemato un po' le cose che ci sono nelle mensole della mia libreria. Per esempio abbiamo ritirato fuori questa candela, che è quella che ha l'effetto legno, cioè fa tipo il rumore che fa la legna che brucia nel camino. Adoro ascoltare il rumore che fa quella candela mentre leggo. E a proposito di libri, anche la disposizione dei libri è cambiata. Prima infatti li avevo divisi in 3 blocchettini che erano suddivisi in queste 3 mensole, ma alla fine abbiamo deciso di compattarli, di creare tutta questa fila. E nulla, io spero un giorno di averla sempre più piena di libri. L'ultima mensola, vabbè, questo no, questa roba non c'entra, devo vendere questi libri. Comunque nell'ultima mensola ci sono ancora i libri di scuola, qua ci sono i portapenne e alcuni ricordi. Qua adesso c'è lo specchio con i miei portagioielli e i miei portaccessori per i capelli. Qua appunto c'è tutta la fila di libri, tutti quelli cartacei che ho, e qua c'è una fotina con la Franci. Qua c'è la candela di cui vi parlavo, e queste due cose sono sempre state qua, quindi l'orologio, la sveglia, diciamo più decorativa, e questo carillon. A proposito di libri, questo, se non lo sapeste, è il libro che è stato scelto per il Club del Libro del mese di ottobre. Un libro di Nicola Sparks, è stato il mio primo libro di Nicola Sparks perché appunto non avevo mai letto niente di questo autore. Mia mamma invece ne è follemente innamorata, infatti ne ho proposto uno letteralmente a caso, preso giù dalla sua collezione. Io devo essere sincera, l'ho già letto, nel senso che anche se ottobre è iniziato da poco ero stracuriosa di leggere qualcosa di questo autore, quindi l'ho già finito. E è stata una lettura molto molto scorrevole, come vedete non è molto lungo, ma soprattutto le parole sono scritte con un carattere molto grande. Non è molto lungo, la lettura è strascorrevole, quindi se vorreste partecipare ma non avete tanto tempo, vi assicuro che questa volta non avete scuse perché è molto veloce da leggere. Quindi vi aspetto il 1° di novembre per parlare di questo libro in live. Penso proprio che sia giunto il momento di guardare un po' di Netflix. Netflix alla tele non sta collaborando, quindi mi sposto sul PC, anche perché voglio giusto guardarmi un episodio al volo di How I Met Your Mother, perché poi ho delle cosine da fare. Sto facendo il rewatch, questa volta in inglese. Allora amici, aggiornamento delle 10 di sera, sono qui in sala perché mi sto facendo le unghie e finalmente non siamo più in estate, quindi finalmente sono giustificate, posso farmi le unghiette nere, anche se purtroppo sono ancora un po' corte perché mi si erano rotte tutte tipo verso fine estate, però vabbè, l'ho iniziata a fare nere, adesso vabbè, devo fare l'altra mano. E tra l'altro oggi pomeriggio, cioè tipo verso sera, cioè tipo le ultime ore del pomeriggio, non vi ho più aggiornati perché stavo facendo un po' di cose per lavoro. Sostanzialmente sto cercando di capire se riesco ad attivare questa cosa su Twitch, la cosa del Movie Club. Dovrei essere riuscita a collegare Prime Video con Twitch, quindi da questo punto di vista dovremmo esserci, però devo ancora sistemare un po' il mio profilo e renderlo un po' più mio. E quando, se ci riuscirò, ma in teoria questo weekend me ne occupo, vediamo di attivare il progetto.
E almeno questa cosa l'abbiamo fatta e non vedo l'ora. Poi oggi ho fatto un altro paio di cose per il lavoro, ma in realtà questo weekend devo studiare un po', fare un po' di cose, ma dovrei anche concentrarmi sul lavoro. Diciamo che sono un po' piena, per questo volevo finire queste cose prima dell'inizio della scuola, però alla fine non ce l'ho fatta, ma sto provando a fare tutto, piano piano ce la faccio. E adesso continuo con le unghiette. Quindi unghiette finite, come vi dicevo, le ho fatte nere e nulla, sono molto contenta di essere tornata al mio nero e nulla, adesso sono neanche troppo tardi, sono le 10:30, però io penso che mi dirigerò nel letto a dormire, cioè nel letto ci sono già, però penso che tra poco mi metterò a dormire, al massimo mi guardo una puntata di How I Met Your Mother, adesso vedo, ma in realtà sono già abbastanza stanca così, quindi penso che andrò a dormire, mi metto giusto il pigiama e poi crollo. E nulla, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti nuovi video e tante nuove live. Un bacio, ci vediamo presto, alla prossima, ciao amici!